conflitti tra giudici a Ballando con le Stelle, le tensioni tra i membri della giuria e i ballerini partecipanti a Ballando con le Stelle stanno diventando sempre più frequenti, con episodi di confronto che suscitano grande interesse tra il pubblico. Recentemente, un acceso dibattito ha coinvolto Guillermo Mariotto e Sara Di Vaira, contribuendo a far crescere l'atmosfera di competizione nel programma. La controversia di Guillermo Mariotto. Il giudice Guillermo Mariotto ha suscitato polemiche quando, durante una puntata, ha definito Carlo Aloia, maestro di ballo di Sonia Bruganelli, semplicemente un ragazzo. Questa affermazione ha scatenato la reazione di Sara Di Vaira, che ha espresso disapprovazione per l'atteggiamento poco rispettoso di Mariotto nei confronti di un professionista del settore. Reazione di Sara Di Vaira. La maestra di ballo ha prontamente replicato: ma come si può dire, ragazzo, a Carlo? È un insegnante. Mariotto, rispondendo alle accuse, ha sostenuto di aver tritato Di Vaira in diverse occasioni. Quest'ultima ha contestato il suo commento, dichiarando: te Mariotto non mi hai tritato in 10 anni, figurati dalla balivo. Durante il confronto, Mariotto ha continuato con delle frasi provocatorie, come bla bla bla. Il tentativo di mediazione di Milly Carlucci, la tensione ha colpito non solo i due protagonisti ma anche il pubblico in studio. Ivan Zazzaroni ha cercato di far notare che Di Vaira stava confermando le parole di Mariotto, sostenendo che «noi vi diciamo giuria e voi ci chiamate ragazzi». Milly Carlucci, conduttrice dello show, ha provato a riportare la calma, promettendo che ci sarebbero stati negoziati di pace in futuro. Nonostante questo scambio di opinioni vivaci, un momento romantico ha interrotto l'atmosfera tesa. Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono scambiati una proposta di matrimonio sul palco, causando una nota di leggerezza. Inoltre, Alberto Matano ha inaspettatamente rivelato una sua possibile partecipazione come ballerino per una notte, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori sviluppi.